Buongiorno a tutti, io sono Paola Ravenna, sono il dirigente delle politiche comunitarie del Comune di Venezia e oggi insieme alla dottoressa Alessandra Poggiani, direttore generale di Venis S.p.A., il System Integrator del Comune di Venezia e all'architetto Luca Battistella, consigliere delegato all'innovazione e alle Smart City per il Comune di Venezia. Presenteremo questo talk affrontando il tema della trasformazione digitale e lo sviluppo urbano come fattore di resilienza in un periodo come questo che abbiamo affrontato tutti dovuto alla pandemia Covid-19. Io vi racconterò che cosa il Comune di Venezia fa nell'ambito, siamo dentro all'ambito dei fondi europei. Sia nel caso particolare oggi parlando di PONMETRO per quanto riguarda la realizzazione delle infrastrutture digitali e PON Governance per quanto riguarda invece il miglioramento della governance appunto nella fase di strutturazione dei servizi digitali. Come vi dicevo, io sono il dirigente delle politiche comunitarie. Mi occupo di progettazione europea per il Comune di Venezia da 12 anni, progettazione europea finalizzata, se possiamo definirlo in un unico tema, nello sviluppo urbano sostenibile. Il Comune di Venezia da molti anni ha investito in questo campo che ci consente di realizzare dei progetti, potremmo definirli oggi smart. Dei progetti che non sono, insomma, solamente le attività ordinarie che un'amministrazione, alla quale un'amministrazione si deve dedicare, come le scuole, il sociale, peraltro molto importanti, ma che non consentono di fare innovazione, mentre grazie ai fondi europei abbiamo potuto sperimentare in diversi campi, dal green al digitale, all'innovazione sociale, alla cultura, dei progetti molto interessanti e innovativi. Oggi vi parleremo di una piattaforma multicanale realizzata per l'accesso ai servizi pubblici del Comune di Venezia che si chiama Dime. Dime può significare dimmi, un po' nel dialetto veneziano, ma anche occupati di me. E questo vedremo come funziona nel dettaglio con la dottoressa Poggiani. Che ci illustrerà molto bene come funziona e quali sono stati gli sviluppi nel periodo in particolare, insomma, del lockdown, no? E in questa situazione di emergenza che permane e che consente alle persone, insomma, di poter operare da casa propria senza doversi recare negli uffici pubblici. E venendo all'attività del Comune di Venezia nella progettazione europea, come vi dicevo, da lungo tempo abbiamo questa tradizione. Nel 2000 l'allora sindaco, ex parlamentare europeo, Costa, decise insomma di creare una struttura ad oggi costituita da circa 20 persone che si occupa di progettazione europea. Noi ci occupiamo sia della cooperazione territoriale, quindi dei progetti in partenariato, ma in particolare con questa nuova programmazione, la programmazione 2014-2020, che ha previsto una riserva del 5% del FESR allo sviluppo urbano, siamo anche organismo intermedio per il PONMETRO e organismo intermedio per il PONMETRO e beneficiari del PONGOV. Inoltre nel PORFES della Regione Veneto c'è anche lì un asse urbano, l'asse 6, che si occupa di politiche urbane. A questo punto, se fosse possibile, farei trasmettere le slide. Credo. Ok, perfetto, grazie. Allora, perché diciamo oggi ci troviamo a parlare di trasformazione digitale e sviluppo urbano con trasformazione digitale e fattore di resilienza? Perché negli anni, prossima slide per cortesia, negli anni a partire come vi dicevo, della programmazione 2014-2020 e in particolare proprio con un kick-off nel 2014 si è cominciato a parlare di PONMETRO. Quindi l'Italia è stato l'unico paese in questo periodo di programmazione che ha fatto
un programma operativo nazionale dedicato allo sviluppo urbano sostenibile e soprattutto ha individuato i comuni capoluogo delle 14 città metropolitane come gli organismi intermedi attuatori del programma. Per cui noi ci siamo trovati, noi come gli altri 14 comuni capoluogo delle città metropolitane, ad avere una dotazione finanziaria pari a 40.218.000 euro per, da gestire in autonomia all'interno degli obiettivi del POMMETRO, che come potete vedere sono il ridisegno e modernizzazione dei servizi urbani nel paradigma delle smart city e quello dell'inclusione sociale delle popolazioni fragili a partire dalla casa, dal tema dell'housing fino all'innovazione sociale. La fase di programmazione ha avuto un periodo interessante fino ad arrivare a giugno del 2016, quando il Comune di Venezia ha approvato il proprio piano operativo, organizzando il proprio piano operativo in quattro assi, come ho organizzato il programma nazionale, chiedo per cortesia la prossima slide, un piano operativo dove l'asse 1 è interamente dedicato all'agenda digitale metropolitana, l'asse 2 è dedicato invece alla mobilità urbana e alla sostenibilità dei servizi, dove noi abbiamo sviluppato per lo più un aspetto di sistemi intelligenti di trasporto e realizzando una centrale, la Smart Control Room, per la gestione e controllo del traffico e la sicurezza del territorio, quindi una centrale che in particolare durante il periodo del lockdown è stata il punto, la centrale dalla quale si è trasmesso tutto, è stato tenuto sotto controllo del territorio ed era il sistema per comunicare con la cittadinanza da parte dell'amministrazione. E poi tutto un tema invece nell'asse 2 della mobilità lenta e quindi piste ciclabili, un servizio di bike sharing con la possibilità free floating, cioè quindi con la possibilità di prendere e lasciare le biciclette in varie parti della città, un progetto di realizzazione delle stazioni, parcheggi per queste bike parking per queste biciclette, insomma per promuovere l'uso di una mobilità lenta sostenibile. Come vi dicevo, c'è anche il grande tema della infrastrutture e i servizi per l'inclusione sociale in ottica di innovazione e poi ovviamente l'assistenza tecnica. Ora vi presenterò qualche risultato e poi vedremo anche un breve video con il quale illustreremo il funzionamento della piattaforma Dime, che è il cuore dell'asse 1, questa piattaforma multicanale. Andando a vedere i numeri, con la slide successiva, noi siamo partiti con la realizzazione di una piattaforma SIT, di un sistema informativo territoriale, che è la base, il layer per tutte le piattaforme realizzate sopra. C'è stato ovviamente un potenziamento di quelle che sono le telecamere distribuite nelle zone nevralgiche della città che trasmettono vari dati alla Smart Control Room. Un progetto al quale l'amministrazione ci teneva molto e come vedete è stato anche condiviso, dato in riuso a due comuni con i quali abbiamo un accordo per i servizi sociali, è la piattaforma unica delle prestazioni sociali. In questo modo il cittadino in difficoltà che ha bisogno di rivolgersi all'amministrazione per vari temi che possono essere dalla casa ai servizi sociali per i figli, temi legati alla ricerca, al posto di lavoro, eccetera, avrà un unico canale di accesso verso il cittadino. Ma come vi dicevo, il cuore dello sviluppo dell'asse 1 è la piattaforma Dime in un'ottica di CZRM che ad oggi offre online 76 servizi e non solo quelli dell'amministrazione comunale, ma anche quelli erogati dalle nostre in-house, ad esempio CTV che si occupa dei trasporti, o piuttosto Veritas che si occupa dell'energia, raccolta, smaltimento rifiuti, eccetera. E,
Adesso vedremo, insomma, sostanzialmente come funziona Dime, per come è stata fatta e costruita, durante il periodo più duro del Covid, è stata riadattata e usata per offrire determinati servizi, come ad esempio l'allocazione di alloggi pubblici, ma soprattutto le richieste in un tempo veramente brevissimo e la gestione dell'iter dei buoni spesa per la solidarietà alimentare. Inoltre, sperando che diciamo, il turismo riprenda, è stata cuore della Seuno e anche Venezia Unica App, la piattaforma unica attraverso il quale prenotare la propria visita a Venezia. La prossima slide, per cortesia, alcuni numeri molto significativi durante il periodo, i mesi più duri, cioè marzo-aprile. Sostanzialmente gli accessi e le interazioni con la piattaforma Dime sono passati da 35.345 a 86.791. Adesso farei vedere come funzionano alcuni servizi della piattaforma Dime attraverso il video, per poi, come vi dicevo, la dottoressa Pugliani ci spiegherà, insomma, molto meglio di me come funziona la piattaforma. Grazie, se può andare il video. Grazie. Io spero che voi abbiate sentito l'audio del video, perché io non lo sentivo. Ma. No, No. non lo sentivo nemmeno io. Ah, ok. Magari chiediamo alla regia se poi dopo, magari in chiusura, lo può far rivedere. Bene, grazie Paola che ha illustrato bene come la città di Venezia abbia immaginato, progettato e poi anche realizzato un programma PON Metro integrato che ha alcune funzionalità che si diciamo che lavorano in sinergia con gli altri progetti. Se la regia può mandare le slide, io vorrei parlarvi in particolare di come l'ecosistema dei progetti che abbiamo realizzato in nome e per conto del Comune di Venezia per il programma PON Metro. Avanti per cortesia, abbiano in qualche modo il filo comune proprio di indirizzare le problematiche varie e anche molto eterogenee del Comune di Venezia per abilitare una migliore resilienza e anche una migliore qualità della vita in città attraverso le tecnologie. La città di Venezia è una città particolare, sicuramente questo è noto a tutti per le presenze turistiche molto elevate, ma anche, se potete andare avanti, per un territorio che è più vario di quello che comunemente si pensa, con una grande area industriale di oltre 2.000 ettari e un sistema portuale ed aeroportuale ad elevato traffico non solo di passeggeri, ma anche e soprattutto di merci. Quindi abbiamo
la particolarità del grande flusso turistico internazionale, ma anche elevati rischi industriali e questioni logistiche di mobilità importanti, proprio perché è un territorio che ha una logistica molto sviluppata. Inoltre, Venezia è sede di due importanti università che attraggono studenti sicuramente da tutta Italia e progressivamente anche dall'Europa e dal mondo, quindi con un numero molto elevato di fuorisede che possono essere considerati a tutti gli effetti dei residenti in centro storico, nonostante spesso siano soltanto domiciliati, ma effettivamente abitano qui e utilizzano le risorse della città, i servizi tutto l'anno, e anche un afflusso molto elevato di pendolarismo, poiché Venezia è anche il centro di attrazione occupazionale, anche in centro storico, per molti residenti sia della città metropolitana, quindi dei 44 comuni che compongono il territorio della città metropolitana, 43 veramente fuori Venezia, ma anche fuori provincia, sia dalla provincia di Padova che da quella di Treviso, sono molti i lavoratori che lavorano a Venezia e che quindi hanno bisogno di servizi di mobilità molto elevati. In più, come ultima cosa, Venezia, come sapete, è una città molto grande dal punto di vista territoriale, la seconda dopo Roma per estensione del territorio, territorio fatto da aree urbane diciamo di tipica connotazione pianura padana e industriale come Mestre, come Marghera e le piccole isole della laguna, e quindi acqua, terra, zone industriali, zone urbane, zone residenziali e zone commerciali. Bene, nell'immaginare il programma PonMetro, se potete andare avanti con le slide insieme alla città, andiamo avanti perché diciamo il fenomeno dell'overtourism e queste cose le ho dette, se possiamo andare ancora avanti per cortesia, ancora. Nel realizzare, diciamo, nell'immaginare con il beneficiario comune di Venezia una serie di interventi volti, diciamo, a indirizzare le problematiche, a fare un salto di trasformazione digitale integrato, quindi massimizzando al massimo le risorse, abbiamo pensato a un unico ecosistema di gestione della città, sia con i progetti finanziati dal PonMetro, che sono circa 40 milioni, che, diciamo, per l'asse digitale sono circa 13 più una parte di quelli in mobilità, quindi diciamo intorno ai 18. Quelli del PonGov, che hanno aiutato poi l'amministrazione e i suoi dipendenti a utilizzare meglio gli strumenti che abbiamo realizzato, e parzialmente anche con risorse Patto per Venezia, che non fanno riferimento al PonMetro, ma che abbiamo cercato sempre di utilizzare in maniera sinergica. Questo unico ecosistema fa sì che, a partire da una piattaforma di CRM multicanale, che quindi traccia le interazioni fra gli utenti della città e l'amministrazione, intesa non più come comune basta, ma, come diceva la dottoressa Ravenna, come insieme delle società pubbliche e dei servizi pubblici del territorio, e li combina con la sensoristica, la videosorveglianza, piuttosto che la smart control room che abbiamo realizzato, il monitoraggio dei flussi pedonali e delle centrali del trasporto pubblico, in modo da poter utilizzare il CRM anche come un'estensione di reperimento dati, analisi, predizione e analisi dei bisogni, che ovviamente cambiano nel tempo dei cittadini. Se andiamo avanti, vorrei, questo per esempio è il modello predittivo dei flussi pedonali, che ci aiuta, aiuta la città a comprendere quali siano le zone più trafficate. Non sempre c'è un traffico pedonale così importante come nel centro storico di Venezia, e quindi diciamo è stato un progetto abbastanza sfidante, anche perché comune e non facilmente realizzabile sul mercato, tanto da aver dovuto immaginare delle sperimentazioni prima di poi poterci approvvigionare. Se andiamo avanti, trovate anche
come è fatta la copertura e un sistema di monitoraggio che non è tradizionale, nel senso che non poggia su telecamere tradizionali, ma che è un mix di IoT, di Internet of Things e quindi sensoristica e telecamere. C'è da dire, come ha prima accennato anche la dottoressa Ravenna, che il comune di Venezia, la città di Venezia, ha potuto anche contare su investimenti che sono stati fatti in maniera lungimirante nel tempo, poiché molte di queste cose sarebbero state sicuramente più dispendiose dal punto di vista economico e meno fattibili se non avessimo anche attraverso anche qui fondi europei, ma di svariato tempo fa, della Banca Europea degli Investimenti, realizzato una MAN di fibra ottica molto potente, che forse ai tempi era sovradimensionata e che invece adesso sta dando i suoi frutti anche appunto per poter per fare in modo che il Comune di Venezia possa avere delle applicazioni molto avanzate. Se andiamo avanti, tutto questo vedete che sono delle fonti dati, oltre alle altre che abbiamo reingegnerizzato e che già esistevano, che confluiscono nella piattaforma della Smart Control Room e che permettono quindi analisi predittive sulla situazione urbana, sia dal punto di vista della mobilità, ma anche dal punto di vista della sicurezza, che è sicurezza, diciamo, classica, quindi la sicurezza territoriale, ma anche industriale, quindi di monitoraggio ambientale e spesso, per quanto riguarda la nostra città, anche sicurezza dal punto di vista della situazione meteorologica, sicuramente il fenomeno dell'acqua alta, ma anche sempre di più in questi anni fenomeni di inondazioni o eventi meteorologici subitanei che comportano ovviamente dei disagi. Se andiamo avanti, invece un po' più avanti per cortesia, più avanti, come diceva la dottoressa Ravenna, al centro di tutto questo c'è una piattaforma di CRM multicanale che abbiamo chiamato DIM proprio perché appunto ha una doppia accezione anche in dialetto locale e che non solo, diciamo, aiuta tutti questi altri interventi a essere cogentemente utilizzati dai cittadini, ma aiuta anche l'amministrazione stessa in quel processo di digitalizzazione e trasformazione che va fatto e che è complicato, soprattutto in un'amministrazione grande come quella veneziana, quindi con una stratificazione di competenze del personale molto ampia e nell'ottica che ci siamo dati come obiettivo di diminuire i silos fra ente e sue partecipate e lavorare di più insieme per potersi presentare come un sistema pubblico unico agli utenti della città. Se andiamo avanti, Dime ha appunto, questo lo abbiamo detto, quali sono gli obiettivi, avanti. Cosa è successo, diceva giustamente la Ravenna, siamo stati molto contenti dei risultati avuti, perché ovviamente nessuno di noi poteva immaginare l'emergenza che ci siamo dovuti affrontare, ed è stata dopo un anno più o meno di esercizio della piattaforma DIM, in un momento in cui stava per essere completata sia la Smart Control Room sia il controllo dei flussi pedonali ed altri interventi che abbiamo fatto a valere sul PON Metro, quindi ancorché non ancora completati, erano in fase avanzata di realizzazione, abbiamo potuto utilizzare un po' tutto per far fronte all'emergenza, ma che ovviamente nessuno aveva potuto pianificare. Invece è stata un'occasione, anche se non fausta ovviamente, per verificare che poi tutti questi investimenti hanno una ricaduta importante anche sulla vita quotidiana delle persone. Speriamo che questo abbia fatto comprendere anche ai cittadini veneziani perché poi è importante la trasformazione digitale, non è solo una moda o un'etichetta che si mette sui progetti. Intanto siamo riusciti, come System Integrator del Comune, ad abilitare lo smart working del Comune, delle partecipate del Comune, che sono anche nostre azionisti, per cui quindi lavoriamo, molto velocemente e anche senza, diciamo,
sperimentazioni iniziali, non solo diciamo con uno smart working classico diciamo che poggia anche sulla capacità poi dei dipendenti e sulla loro disponibilità di strumenti a casa, ma anche per chi non avesse gli strumenti a casa con collegamenti di desktop remoto e VPN, che quindi sostanzialmente hanno abilitato i dipendenti del Comune di Venezia a lavorare a casa collegandosi direttamente al loro computer dell'ufficio e quindi senza differenza, perché virtualmente loro operavano sul loro desktop d'ufficio, appunto. A questo abbiamo potuto aggiungere anche qui, molto è stato reso possibile dalla mano in fibra ottica che vi dicevo prima, che abbiamo realizzato diversi anni fa, anche un costante supporto alle attività istituzionali di giunta, di consiglio, di municipalità e di commissioni, per cui sostanzialmente dai primi giorni di marzo non c'è stata, tranne i primi 10 giorni, nessuna sospensione delle attività istituzionali del Comune di Venezia, perché tutti i consiglieri, sia comunali sia municipali, sono stati messi in grado di svolgere le loro funzioni da remoto tramite videoconferenze sicure e su piattaforma protetta da noi gestita. Per non far perdere quel carattere di trasparenza che la città di Venezia ha, tutte queste sessioni sono state comunque messe a disposizione in streaming per il pubblico, e quindi così, ancor più che normalmente nelle sale fisiche, i cittadini che avessero voluto potevano e possono ancora, perché ovviamente questa attività non è conclusa ed è ancora in corso, vedere e partecipare virtualmente alle sedute. Se andiamo avanti, vorrei però appunto spendere due parole in più su quello che però ha significato per la vita quotidiana dei cittadini in lockdown. Sapete che il Veneto è stata una regione particolarmente colpita, e quindi anche la città di Venezia, e insomma la preoccupazione è stata molta e il lockdown è stato abbastanza rigido e anche comprensibilmente. Cosa abbiamo potuto garantire a tutti i cittadini veneziani, ancorché la maggior parte degli uffici pubblici per le misure restrittive sono dovuti rimanere chiusi al pubblico? Intanto l'anagrafe ha funzionato a pieno regime, nulla si è fermato, perché tutto poteva essere svolto da remoto attraverso la piattaforma DIME. Poiché c'è bisogno dello SPID per poter fare queste transazioni, che ovviamente necessitano di identificazione, viviamo fortunatamente in una città dove lo SPID non è esattamente sconosciuto, perché già molte iniziative del comune, dall'iscrizione alle scuole, ai concorsi, sono fatte tramite SPID, però certamente la diffusione non è ancora maggioritaria, quindi abbiamo deciso attraverso il programma che stavamo svolgendo per la direzione servizi al cittadino del Comune di Venezia, del PONGOV, di utilizzare alcune risorse in collaborazione con uno sponsor privato che ha partecipato alla manifestazione di interesse, per diffondere e permettere ai cittadini veneziani l'ottenimento dello SPID da casa, senza doversi recare in un ufficio di un identity provider per l'identificazione. In questo modo abbiamo diffuso nuove 1500 identità SPID negli ultimi 2 mesi, che sono andate a incrementare quelle già esistenti sul territorio, tant'è che i servizi del DIME hanno avuto circa 15.000, parliamo di meno di 3 mesi di tempo, da metà marzo a fine giugno, oltre 15.000 sessioni SPID sono state fatte
sulla piattaforma Dime per ottenere servizi. E le interazioni generali, quindi anche per segnalazioni e transazioni che non richiedono identificazione, sono state in questo periodo oltre 200.000. Non solo, la piattaforma di CRM ci permette per le fasce meno digitalizzate di utilizzare il canale telefonico, il numero uno, unico 041 041, per il supporto ai servizi. Con un tracciamento però univoco, quindi se un cittadino utilizza Dime online e poi telefona, quello stesso cittadino viene riconosciuto e quindi trattato come la stessa interazione. E qui le chiamate sono state circa 70.000 nell'arco di tempo, appunto, che va dal 12 marzo al 26 giugno, e per i servizi Covid sono state oltre 50.000 le richieste e le interazioni fatte al call center unico. Se andiamo avanti, vi vorrei raccontare quali sono stati in veramente pochissimi giorni i servizi che siamo riusciti a erogare attraverso Dime durante il periodo d'emergenza. E qui è importante dire che se non avessimo fatto il lavoro che avevamo fatto precedentemente, questi servizi non avrebbero potuto essere erogati con quella qualità, con la capacità poi di seguirne la procedura attraverso il sistema di CRM e soprattutto con la velocità con cui abbiamo dovuto, vista l'emergenza, metterli online. Sono stati realizzati servizi di ricerca, pubblicazione e messa a disposizione di servizi a domicilio per tutta la città. È stato fatto online il sistema di richiesta per i buoni spesa del contributo alimentare che è stato erogato come nel resto d'Italia, però appunto abbiamo potuto farlo in maniera veloce e soprattutto tracciata. Abbiamo messo in campo da subito una richiesta di informazioni e segnalazioni di problematiche legate all'emergenza, dalla mascherina alla segnalazione di assembramenti, alla difficoltà di reperire altri dispositivi sanitari, ad esempio la famosa Mukina che non si trovava, e con queste segnalazioni puntuali e georeferenziate i servizi sociali del comune piuttosto che la protezione civile hanno potuto dare risposte lì dove servivano, così come il supporto telefonico ha potuto anche tranquillizzare quelle fasce di popolazione che magari per solitudine o per difficoltà che si sommavano a quelle del lockdown avevano più bisogno e hanno avuto necessità di richiedere servizi a domicilio, non solo la spesa piuttosto che questioni più normali, ma anche appunto assistenza vera perché la solitudine era più pesante. E poi appunto abbiamo distribuito gratuitamente online, supportandoli con dei nostri tecnici che assistevano le persone nella procedura, l'identità SPID. Questo ha permesso, con tutte le difficoltà del caso ovviamente, ma di superare e vivere il periodo del lockdown, anzi, aumentando la vicinanza fra amministrazione e cittadino. E in connessione poi con tutto il monitoraggio che vi raccontavo prima della Smart Control Room, anche a in tempo reale avere dei dati precisi di quello che era la situazione dei cittadini al policy maker in modo da anticipare quelle che potessero essere le esigenze. Andiamo avanti. Questa era l'ultima, scusate, io pensavo che ce ne fosse un'altra, volevo solo aggiungere una cosa, il fatto il fatto che sia stato reso possibile tutto questo, è stato anche dipeso molto dal lavoro importante che in collaborazione con la dottoressa Ravenna, in quanto organismo intermedio, e della Direzione dei Servizi ai Cittadini abbiamo fatto attraverso il PONGOV per la formazione, il change management e proprio l'addestramento sul campo degli operatori. Operatori non solo del call center unico, ma proprio le persone dipendenti del comune di Venezia, delle società partecipate che poi devono lavorare in back office e devono lavorare con una diversa strumentazione,
che però sarebbe il minimo, ma soprattutto devono lavorare con una differente modalità che privilegia il rapporto digitale, stabilisce la trasparenza del tracciamento della procedura e quindi, diciamo, rende completamente trasparente la presa in carica, i tempi di esecuzione, chi, cosa, come, e quindi quel lavoro fatto non pensando all'emergenza si è rivelato poi molto importante, perché ha permesso appunto anche ai dipendenti del Comune di Venezia, ancorché lavorando in smart working, ancorché in una situazione ovviamente difficile per tutti, di avere quelle conoscenze e aver avuto quella formazione che ha permesso di far fronte a questa nuova modalità sia di lavoro sia di rapporto col cittadino con meno difficoltà che se non ci fosse stato questo grande lavoro fatto negli scorsi 9 mesi insieme alle strutture. Grazie. Grazie Alessandra, veramente devo dire che questi aspetti che ci hai illustrato, di questi aspetti io ne sono una testimone, perché essendo anch'io una dipendente comunale, mi sono trovata il 12 di marzo a dover organizzare in 3 giorni lo smart working di tutta la struttura, come vi dicevo, esattamente 21 persone, e da zero, organizzarlo da zero, e veramente il risultato è stato ottimo, l'accesso al server, a tutti gli applicativi, questo ci ha permesso intermedio e come gestore di progetti europei di non fermarci un giorno, ma cioè neanche mezza giornata. Noi abbiamo continuato con l'attività di monitoraggio, rendicontazione, certificazione della spesa senza neanche un'interruzione. Questo è stato per quanto riguarda l'organizzazione interna della macchina. Per quanto riguarda la possibilità di aver adattato velocemente Dime alla situazione di emergenza, ho toccato con mano anche questo aspetto, perché mi sono occupata del coordinamento della distribuzione dei buoni spesa sul territorio lagunare di Venezia e Isole, quindi ho visto anche la velocità con la quale è stato messo in piedi un sistema di istruttoria per i cittadini per fare domanda dei buoni spesa e verifica del possesso dei requisiti. È stato veramente, veramente interessante. Bisogna dire che l'integrazione tra POM Metro e POM Gov è stato il POM Metro, abbiamo realizzato l'infrastruttura, con il POM Gov abbiamo rivisto i processi, formato il personale e cambiato proprio il clima aziendale dall'erogazione del servizio allo sportello alle persone che lo facevano da molti anni, da decenni, a quello di avere un contatto, insomma, online, digitale attraverso lo schermo. Grazie Alessandra. A questo punto passo la parola all'architetto Luca Battistella, col quale in questi 4 anni e mezzo ormai abbiamo vissuto molte avventure, diciamo, europee. Siamo andati in giro per l'Europa a vedere questi, a cercare innovazioni da importare sul nostro territorio, con uno scambio veramente interessante. A te la parola, Luca. Allora, grazie Paola e grazie per l'invito. Buongiorno a tutti. Io sono Luca Battistella. 5 anni fa il sindaco mi ha dato la delega all'innovazione Smart City. E devo dire che uno dei primi convegni pubblici a cui ho partecipato è a dire che la Smart City per me, ma poi capirete il motivo di questa affermazione, per me la Smart City era donna, aveva proprio un significato femminile, nella sua eccezione più bella, più intera, perché sono convinto che le donne hanno un'altra visione. Questo per motivi ancestrali che ci viene dalla gestione della grotta, dove avevano sott'occhio più cose, e per cui, come dire, con due donne come Alessandra e Paola, due donne, scusatemi, ma dirigenti di questo livello, non potevamo che fare un gran lavoro come è stato fatto. E quindi pubblicamente anche oggi a loro mando i miei ringraziamenti e alla loro struttura, che come avete capito in diverse occasioni, non da ultima questa dell'emergenza Covid, ha continuato a lavorare incessantemente in difficoltà,
senza perdere una giornata e senza perdere, come dire, il filo conduttore di quello che stavamo facendo. Che guardate, insomma, penso di parlare a una platea di esperti, sapete tutti, non è facile. Erogare servizi, continuare a farli con questo livello di qualità è una cosa che appunto, ripeto, non è complessa, è quantomeno complessa. Sempre all'inizio del mio mandato io declinai il tema della Smart City in cinque punti. Il primo, velocità delle trasformazioni. Il secondo, fluidità delle informazioni. Terzo, mobilità delle persone. Quarto, cultura delle convivenze. E cinque, partecipazione alle decisioni. Non sapevo nulla di Smart City, se non per così mia passione data dalla professione che svolgo su alcuni temi. Però mi pare quasi di poter dire che oggi questi cinque temi, come dire, ho colpito e affondato, passatemi la battuta, nel senso che poi sono diventati fondamentalmente gli assi dell'azione appunto del POM Metro. E di questo, come dire, ne vado fiero, nel senso che comunque sono obiettivi che l'amministrazione di Venezia ha sostanzialmente, come dire, non dico ancora raggiunti, ma avviati molto bene, pensati molto bene, progettati altrettanto bene e, come dire, avviati, i dati che anche snocciolato poc'anzi Alessandra Poggiani possono darci atto e di questo appunto, ripeto, ne sono veramente grato. A dire il vero, c'è stata una grande spinta e anche un grande aiuto, perché ricordiamo che tutto questo viaggia sulle nuove autostrade, che sono le autostrade della fibra ottica fondamentalmente. La nostra città ha raggiunto praticamente il 90% delle abitazioni, per cui tutti, quasi tutti, possono oramai, come dire, godere di questo beneficio e avere tutte e gestire tutte quelle azioni che noi abbiamo in questi ultimi anni, come dire, costruito ed erogato ai cittadini. Con una bella cosa, io dico sempre, qua entra un po' il mio aspetto di architetto, una bella cosa, che è quella che la fibra ottica e l'innovazione digitale, come dire, smaterializzerà il concetto di città, centro e periferia. A me piace questa cosa perché, al di là degli aspetti storici, degli aspetti architettonici, della bellezza dei centri storici, ma l'innovazione digitale altro non è che una diffusione di un nuovo stile, un nuovo modo, un nuovo approccio di vita alla città. Pensate alle periferie. Ne abbiamo parlato per tantissimi anni come un problema, no? Ancora non è ovviamente risolto, ma immagino che questi nuovi autostrade, come le chiamavo prima, con la fibra, con la possibilità di gestire tante cose da questi, diciamo, luoghi fino all'altro giorno un po' più limitrofi rispetto al centro, dove c'era il municipio, dove andavi a svolgere altre cose, per cui dovevi prendere mezzi, dovevi spostarti. Questa cosa smaterializza questo concetto, lo smonta completamente a favore di cosa? A favore appunto di poter, come dire, rivitalizzare questi luoghi che per anni nel nostro paese sono stati fondamentalmente un problema. Per concludere, perché veramente mi pare che il tempo sia un po' tiranno, forse l'abbiamo anche sforato, io volevo ricordare una bella frase di Sir Tim Berners-Lee, co-inventore di Internet, no? Che in visita a Trento disse: le montagne, un centro antico, un fiume, la fibra ottica in ogni casa, due punti, potrei venire a vivere qui. Ecco, io vi lascio con questo messaggio. Noi non abbiamo le montagne, le vediamo, ma abbiamo una laguna, un centro antico, inutile
come dire, raccontarlo, fiumi in abbondanza che attraversano anche la parte di terraferma, la fibra ottica in ogni casa. Ai giovani dico, potete venire, le università, ai giovani dico, potete venire a vivere a Venezia. Grazie. Grazie Luca, mi piacciono le tue riflessioni e anche il concetto che raccontassi una volta a Vienna della Smart City e Donna, era anche l'8 marzo quando l'hai fatto. Ah, ecco. Sì. E, quindi quello che volevo dire riguardo insomma comunque in ogni caso io credo che noi siamo all'inizio dell'innovazione, no? Siamo comunque o perlomeno siamo in un mondo perfettibile dal punto di vista della, come dicevi te Luca, della velocità delle informazioni, dello scambio tra persone, informazioni, eccetera. E credo, anzi, ne sono abbastanza certa che se si arriverà all'accordo, cioè la nostra sfida dei prossimi anni, ma anche mesi, perché i tempi sono abbastanza veloci, sarà il Recovery Fund e in particolare la parte del Next Generation EU. Noi per settembre, come governo nazionale, dobbiamo presentare un piano, un recovery plan, con il quale per ottenere i fondi ad oggi, insomma, non ancora approvati, però proposti dalla Commissione europea per il rilancio dei nostri territori. E io credo che sulla base di quello che abbiamo costruito fino adesso, sia dal punto di vista tecnico di attuazione, sia dal punto di vista amministrativo, spero come organismo intermedio, cioè siamo pronti per affrontare anche questa nuova avventura, proprio Next Generation EU. Per cui non so se Alessandra vuole fare un commento finale o... Mi sembra che abbiate detto tutto e soprattutto ringrazio anche io Luca delle parole di stima e spero veramente anche come in house che insomma il lavoro sia apprezzato, ma soprattutto che appunto anche culturalmente la presenza di un in-house tecnologica non sia vista più solo come un fattore appunto di scelta di tecnologie, ma anche come un volano per quella transizione che stiamo tutti facendo nelle amministrazioni e che spesso è più difficile dal punto di vista culturale e delle competenze, della comprensione del nuovo contesto e anche di quello che vogliono i cittadini che ormai sono abituati ad altri servizi digitali molto veloci e molto facili da usare piuttosto che alle tecnologie di per sé. Sì, anche perché le nuove generazioni, come dire, corrono, sono molto più veloci della pubblica amministrazione. Esatto, quindi spero che questo, che nonostante insomma non sia stata una cosa auspicata, anche questa esperienza che abbiamo vissuto negli ultimi 3 mesi diminuisca le barriere magari del personale, delle istituzioni territoriali meno digitali a superare le resistenze. No, ma è un passaggio fondamentale anche per il concetto appunto del lavoro agile, no? Dello smart working, nel quale in molti pongono diversa diffidenza. Io invece bisogna veramente cambiare l'ordine delle cose, bisogna capire invece quanto è fondamentale il rapporto di consapevolezza e di responsabilità, perché tenere una persona in ufficio su un tavolo solo con il piacere di vederla dietro un computer e magari opera al 50%, penso soprattutto alle mamme, alle donne del nostro paese, che potrebbero essere molto più efficienti e molto più appunto responsabili lavorando in posizioni remote e magari controllando, come dicevo prima, più cose in quella benedetta casa che rimane comunque il nucleo della nostra società. Io vi dico che
in questo momento sono emozionato perché dopo 5 anni di lavoro con queste meravigliose donne vado a concludere il mio mandato e spero di essere stato di aiuto. Grazie. Grazie, grazie. Grande e forte Luca. Grandissimo. Arrivederci. Grandissimo, grazie. Guarda, grazie veramente. Ringrazio Luca, lo conosco ed è veramente, è così, è così. E grazie Alessandra, grazie al Forum PA per averci dato questa occasione e forza con la magari gente. Se la regia riesce a rimandare il video che prima purtroppo è stato, non aveva l'audio, non so quanto si no sia. Ma mi dicevano che in realtà il pubblico ha sentito l'audio, non l'abbiamo sentito noi e adesso... bene, bene, bene. Sì, l'hanno vista. Bene, grazie anche all'Agenzia per la Coesione Territoriale che ha riservato questi talk. Grazie a tutti. Grazie, grazie. Allora.